Ehi, bentornati. Altra giornata di fuoco. In realtà io mi ero preparata questo venerdì soltanto per gli 80s. Doveva essere soltanto loro, solo il loro comeback, che già per me era difficile da riuscire a sopportare, perché comunque i loro comeback sono sempre qualcosa di stravolgente. All'ultimo secondo hanno anche annunciato che sarebbe stato pubblicato il music video della collaborazione tra Blackpink e PUBG Mobile. Quindi oggi sono uscite due reaction, questa e quella delle Blackpink. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace se vi sentite espansivi il commentino, poi vi ricordo i vari social, tra cui anche Discord e il sito delle news. Ragazzi, vedo tanta gente su Telegram che ogni tanto cade dal pero. Leggetevi gli articoli, perché tante volte negli articoli spiego cose che dopo chiedete su Telegram, cioè c'è già lì. Tornando agli ITs, hanno rilasciato in questi giorni, anzi in questo mese, dei contenuti paragonabili a film che mi hanno sconvolta. Cioè, questo sarà un nuovo capitolo del gruppo incentrato su una rivolta, dove si ricorda anche un pochino di V per Vendetta, dove ho visto delle immagini molto tipo futuristiche e allo stesso tempo non futuristiche. C'è una roba apposta che descrive quel genere di concept, che non è lo steampunk, perché è... Ditemelo voi, che sicuramente lo sapete meglio di me. Scusate la voce, ma ho ancora la tosse. È incredibile, ho ancora la tosse. Credo che in questo comeback saranno super arrabbiati e super tosti. Io mi sono appena svegliata, non so se ce la faccio. Comunque, se dovesse interessarvi, trovate il loro nuovo album, The World Episode 1 Movement, su Stardust, e usando il codice GITTOLA7 potrete prenderlo col 7% di sconto in meno. Ditemi se non sono l'unica. L'intro degli 80s, quella della KQ, mi dà le stesse vibes che mi dava la Big Hit ai tempi con i BTS. Poi l'hanno cambiata. Ok, questo l'avevamo visto in uno dei teaser, questa parte qua. Che io ci sono rimasta malissimo del plot twistone. È questo. Salve capitano! Vedete che ci sono i dirigibili. Ve l'ho detto che erano arrabbiati. Buongiorno, mi sono appena svegliata. Ti ringrazio. Ma quanto sono belli. Poi col doppio colore di capello. Sto adorando! Che bella questa parte qua, così melodica, del pre-chorus. Mi ricorda qualcosa? Ragazzi, mi dite cosa mi ricorda la base, questa... Mi ricorda qualcosa o di Matrix, o di Fast and Furious, o di Resident Evil. Madonna, ragazzi! Ma Minghi dov'è? Eccolo! Con tanto di guantino per il pugno. Lo sapevo, ma già presa a pugni. Vabbè, fai pure, Minghi. Cioè, io da te li accetto volentieri. Ragazzi, mi sa che anche la coreografia sarà una figata assurda. C'è un botto di rap in questa canzone qua. Ecco, giustamente appena l'ho detto hanno messo un Yunho. Sa, l'amore del mio cuore! Va. Guardala la mamma degli ETs. Quanto sono arrabbiati! Ragazzi, sta benissimo Jungkook con i capelli così comunque. Solitamente non mi piacciono i tagli di capelli che gli fanno, ma questo gli sta veramente benissimo. Madonna, che raiottosi che sono! Ancora? No. Ragazzi,
Allora, è come se la canzone fossero tipo quasi tre canzoni diverse, ma non farei così tanta distinzione tra verso e pre-chorus. Quello si sente più o meno che c'è un filo conduttore tra i due che sono legati. Mentre invece tra tutta la canzone e il bridge siamo due concetti totalmente diversi che però non fanno effetto di master mix o non fanno l'effetto alla SM o addirittura alla Mix Pop, quello dell'MX. Non so come hanno fatto, ma hanno fatto stare due cose totalmente diverse insieme, bene, come se fossero un'unica cosa. Cioè, in realtà sono un'unica cosa perché sono all'interno di una canzone. Non c'è quella sensazione come quando scendi le scale, sei convinto che ci sia il gradino e non c'è e fai proprio e c'è la caduta in avanti. È un bridge diversissimo dalla canzone, ma che ci sta tantissimo. Complimenti, credo che anche in questo caso ci sia Eden dietro la produzione della canzone insieme al capitano. Tra l'altro adoro le tonalità che hanno usato per la canzone. È raro sentirla in un gruppo K-pop maschile con così tanta intensità, cioè una canzone così intensa con questa chiave. Io senti, vogliamo un po' di più comunque nella canzone. Ok, ora ho capito perché non c'è così tanto distacco tra la parte prima e il bridge. Praticamente loro collegano il tutto con la parte delle percussioni. E infatti l'introduzione al bridge c'è con un ta-ta-ta-tan. E quel tipo di percussione continua durante tutto il bridge in maniera da tenere il tutto legato. Quindi qua la genialità e ciò che tiene tutto insieme e omogeneo è la base, la percussione. Sentite? È dopo Yo San, se non sbaglio. Ha rallentato. Prima era molto più veloce il tempo della canzone, qua c'è un rallentamento. Bravo, Yoon-ho. Qualunque cosa tu abbia detto, bravo. Allora, io vorrei un pochino di Woo-young e un pochino di Yo-san. È possibile? Vediamo se mi accontentano. Chun-ho, cosa fai tutte le volte con quella voce, con quelle corde vocali d'oro? No, non li ho avuti alla fine. Oh. Scusate, ho mosso il mouse, non dovevo, perdono. Ma ci sono per caso due title anche a questo giro? Chi l'è? È un bambino. Allora, il finale così potrebbe essere o l'introduzione appunto a questa nuova era, dare come fanno loro in ogni loro canzone un arco narrativo, che è un'altra delle cose che amo tantissimo degli ATEEZ, oppure è un modo di presentarci quelli che sono i KQ Fellas, ovvero i trainee della KQ, dove un tempo c'erano anche loro. Devo dire che la canzone mi è piaciuta davvero tanto, ha davvero tanta, tanta, tanta forza. Non è per tutti, perché non è per tutti beccarsi dei figaccioni così arrabbiati e con così tanto talento. Non oso immaginare cosa sia la coreografia, perché secondo me non esiste un pavimento che possa reggere l'energia che possono sprigionare durante una canzone del genere. Ragazzi, già loro sono esagitati nel cantare "Volevo un gatto nero". Immaginatevi a cantare una canzone che parla di rivoluzione. Cioè, nonostante abbia tutta quella forza, tutta quella parte urlata, tutto quel rap arrabbiato, ha delle parti melodiche che, ragazzi, aiuto. Anche quelle le voglio sentire dal vivo, perché sono sicura che sarò non accontentata di più, saranno ancora più belle, perché non avete idea, o meglio, se siete teeny sì, della bravura di questi ragazzi, della loro precisione. Cioè, ragazzi, non si distinguono i ballerini dai cantanti. Fatemi sapere nei commenti se è successo anche a voi che, avvicinandovi agli ATEEZ, eravate convinti che qualcuno fosse magari nella dance line e invece era nella vocal line, o viceversa, perché ad esempio a me è successo, ma tipo con tutti i membri, non ne ho azzeccato uno. Ho giusto azzeccato la rap line, se devo essere sincera. Se devo fare una considerazione un po' stupida, nel video c'è stato un po' poco fanservice per noi etini, nel senso che si sono visti tutti un po' poco, però effettivamente, se pensate al fatto che è una rivoluzione, era anche difficile metterci delle inquadrature di loro che erano
Così, giustamente, si vedono sempre un po' arrabbiati, sempre un po' di sfuggita, sempre insieme e ci sta. Il video è figo, ragazzi, come sempre anche i loro video sono di una qualità. E l'altra cosa bella, sia degli ETs che della KQ, in questo caso più della KQ, è che quando prendono spunto da un film per i loro concept, gli danno sempre i crediti nel video. Ragazzi, non è una cosa che fanno tutti, quindi ancora più merito sia loro che agli ETs. Potrei andare avanti per ore sia a parlare bene dell'agenzia che gli ETs, ma non credo che vi interessi che io ne parli per ore, quindi mi fermo qui. Fatemi sapere cosa ne avete pensato della canzone, se siete amanti dei brani melodici, tranquilli, eccetera, eccetera, ma comunque l'avete apprezzata o se era davvero troppo per voi. In caso fosse davvero troppo per voi, vi consiglio di riascoltarla almeno un paio di volte, perché davvero le parti melodiche sono wow. E vi dico, non sono sempre così arrabbiati gli ETs, infatti sono anche curiosa di ascoltarmi tutto l'album per vedere se è un album arrabbiato o se in questo album c'è anche un attimo di spazio più per qualcosa di tranquillo. Se qualcuno di voi ha anche già ascoltato l'album, ditemi qual è la vostra traccia preferita. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che oggi c'è anche la reaction delle Blackpink e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!